Andrea, accademico fin dai primi anni della nascita di Accademia nel 93, tu forse nel 95 se non ricordo male. Come Accademia ha cambiato la tua pasticceria, il tuo modo di fare pasticceria? Ma guarda, Accademia ha stravolto il mio modo di fare pasticceria in senso positivo. Mi ha dato tanti stimoli, mi ha dato un modo nuovo di ragionare, mi ha dato tanta conoscenza su quello che riguarda i concetti delle materie prime, delle produzioni, insomma, ha cambiato la vita della mia pasticceria e la vita mia soprattutto. Potrei raccontarti un aneddoto dove tanti anni fa, quindi eravamo nel 90 forse, appena aperto una nuova attività di pasticceria, dove io conoscevo la pasticceria come Guerrino, quindi la nostra pasticceria, la più storica della provincia e quindi quella più famosa, quella più buona, quella con i prodotti migliori. Mi sono affacciato al primo corso con Massari, dove ho capito che invece dovevo rimboccarmi le maniche perché probabilmente la peggiore pasticceria era la mia, e lì è stato lo stimolo per partire, per far meglio e per entrare poi a far parte in Accademia. Devo di questo ringraziare, sì, comunque Gino Massari, Achille Zoia, Mario Mori che mi hanno dato lo stimolo proprio per entrare, la spinta per poi crescere.